E buongiorno mondo. Guardate dove abbiamo dormito. Qui io. Lì dietro c'è il Murielito che sta già ritirando. Perché ci sono delle persone che sono arrivate proprio in questo momento, quindi dobbiamo muoverci. Ciao ragazzi. No, non sono brutte persone, però sono persone, forse lavoratori qua dietro, che c'è un cantiere. Quindi ritiriamo tutto e ce ne andiamo. Veloci, sono le 6:30. Ciao ragazzi. Tempo zero, abbiamo già sbaraccato tutto, caricato le bici. Muriel sta già preparando il caffè per tutti. E le persone che erano qua intorno a parlare sono già andate via, quindi possiamo anche sfruttare i bagni. E niente, speriamo che oggi il tempo regga. Non è bellissimo, ma siamo speranzosi. Colazione e si parte. Game on, ragazzi. Super, ragazzi. Sono le 8:30, siamo già in strada. Ci sono 13 gradi. Bella estate. Un'estate fantastica. Ovviamente c'è anche un po' di vento contro, bello fresco, così ci sveglia per bene. Mancano solo 153 km a Linz. Ovviamente non li faremo tutti oggi, o li facciamo tutti oggi. Il sole, il sole, il sole, il sole! È spuntato il sole! Oh. Sono piccoli raggi di sole e ci stupiamo ogni volta che li vediamo in questo periodo. Quindi. Pedala Giappino, pedala Murielito! Si va, si va! Ragazzi, siamo appena usciti dall'Aldi, che è lì dietro. Abbiamo comprato un po' di affettate, formaggio e pane per il pranzo e delle zucchine per fare il sugo per la pasta per questa sera, per mangiare un po' di verdura. E ovviamente, appena siamo usciti, ha cominciato a piovere. Ed è l'ennesimo giorno di pioggia, ottavo giorno di pioggia su 18 di pedalate e mi sembra che sia già una buona e ottima media. Pedale stai zitto Giappino, pedale stai zitto, sono sempre docce gratis, vedila così. Ragazzi, siamo arrivati a Düsseldorf. Scusatemi sempre per come dico, pronuncio questi nomi, ma sono troppo difficili. Düsseldorf. E stiamo per arrivare nuovamente al Danubio. Siamo sul ponte del Danubio, pedalato tutto il fiume Isar, fin dove si butta di nuovo nel Danubio. Guardate le Muriel, come fiero e tronfio di essere tornato sul Danubio. Sempre con un ottimo cielo, sempre sereno, però dai, almeno ha smesso di piovere. Guardatelo quanto è gigante. È già imponente, davvero immenso. E crescerà ancora. Da oggi cominciamo a seguirlo fino a Linz e da Linz lo lasceremo di nuovo per andare verso la Slovenia. Ragazzi, pedaliamo, basta parola. Ora piccolo giretto nel centro, qui c'è una super chiesa, Muriel è sempre lì davanti e giretto, pausa e poi andiamo a vedere il punto esatto dove Isar incontra il Danubio e faremo un sacco di foto e video così Muriel è contento. Non è vero, lui non è mai contento quando faccio queste cose.
siamo arrivati esattamente nel punto dove il fiume Isar si immette sul Danubio. Quello là è l'Isar, di là c'è anche un altro punto dove si immette l'Isar. Qui c'è segnata l'altezza, la profondità del fiume, qua sarebbero 4,30 m, quindi qua un 3,80 m buoni li abbiamo tutti, ragazzi, è già bello profondo, gigantesco. Muriel è tutto emozionato e trepidante, guardalo come è felice. Quindi niente, volevamo solo venire qua perché è un punto di interesse, sta anche passando una barchetta di quelle che trasportano merci, non abbiamo ancora capito cosa, sono sempre giganti, guardatela là. E niente, ci facciamo un po' di foto e proseguiamo perché abbiamo fatto comunque pochi chilometri. Abbiamo provato anche ad andare in un negozio di robe da camping per comprare la bombola per l'alcol, ma lasciamo stare, non facciamo commenti su come ci hanno trattato, quindi a dopo ragazzi. E ovviamente stiamo seguendo nuovamente la ciclabile del Danubio, lì di fianco c'è il Danubio, proprio dietro l'argine. Non so se sono riuscito a farvelo vedere, comunque proseguiamo da qua fino a Linz, ma a Linz non lo raggiungeremo oggi, ci mancano 125 km. E ci fermeremo forse dopo Passau o magari appena passata il confine con l'Austria, vediamo anche come va il meteo. Adesso ci sta un attimo graziando e quindi pedaliamo. Ragazzi, io ho provato a convincere Muriel ad andare a visitare il castello là sopra, ma non riesco a capire perché non voglia fare quella salita. La salita semplicissima deve essere, tipo è al 18%, ma niente, ha detto che non la vuole fare, vuole godersi questo sole che è spuntato. Finalmente siamo arrivati a 19 gradi, è una settimana che non vediamo questa temperatura. Tra poco togliamo anche le giacche. Guardate quanto è grosso il Danubio in questo punto, come è gonfio, è quasi a livello della strada, e in questa zona dovrebbe avere una portata di quasi 600 metri cubi di acqua al secondo, una cosa impressionante, ed è neanche a metà, quindi siamo a 30 km da Passau. E poi avevo letto numeri esagerati verso la fine, tipo 3000 metri cubi d'acqua al secondo. Pazzesco, guardatelo. Stiamo sfruttando un'area camper per dare una lavata alle bici, ma soprattutto alle catene, così poi le possiamo ingrassare con tutta l'acqua, la pioggia e il fango che abbiamo preso in questi giorni. La mia fa proprio schifo, guardate, completamente l'ercia di fango, è già un po' l'ho pulita. Furbi, eh? Siamo arrivati a Passau, siamo fermati per mangiare una mela, Murielito è lì dietro, di là in fondo c'è la diga e niente, non so adesso cosa faremo, entreremo in città, faremo un giro, gireremo ancora un po' e poi andiamo a cercarci un posto per la notte, per cenare, per non prendere acqua, ma in teoria non dovrebbe piovere stanotte, speriamo. Siamo a Passau, nel punto esatto dove confluiscono nel Danubio, che è questo qui, il fiume Inz, che è quello che arriva là dietro,
e il fiume Inn, che è questo alle mie spalle, e diventano una cosa veramente gigante e maestosa, e diventerà sempre più grande, sempre più avanti si andrà. Pazzesco, è pazzesco soffrire. Il maledetto di Komoot, come al solito, c'è il lungo Danubio che è tanto bello piatto, e guardate dove ci ha mandato, in questa salita al 23%. Ovviamente abbiamo pedalato per metà salita, è breve, però con i bagagli metà salita l'abbiamo fatta a spinta, Maledetto Komoot. Ragazzi, stiamo andando in un bosco a cercare un posto dove piazzare la tenda. Guardate che panorama, bosco lì dietro, Murele qui che cerca un punto utile, e dai, ce la faremo anche stasera. Ci sono un po' di case vicine, ma se ci imboschiamo per bene dovremo farcela. Ragazzi parlo sottovoce perché c'è gente lì dietro, abbiamo trovato questo angolo, guardate, stiamo ripulendo tutto e montiamo le tende qua. Siamo riparati da questi alberi tagliati e di là non c'è niente.